Murano, l'isola del vetro, in ginocchio a causa del Covid, anche nei momenti difficili come questo, sa avere un grande cuore e non dimentica i valori veri dell'amicizia che escono proprio nei momenti più duri. Così il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, nonostante la scarsità di lavoro, ha voluto tenere aperta la sua fornace per un giorno, la CAM, per regalare un sogno ai bambini di Bergamo, città martoriata nella prima ondata del Covid. Un progetto di amicizia nato insieme alla Fondazione Emilia Bosis di Bergamo, insieme ad una scolaresca di ragazzi fragili ma speciali che hanno fatto visita a Murano. Ci sono alcuni ragazzi di seconda media della housing school, della cosiddetta scuola parentale, che stanno facendo un percorso laboratoriale molto interessante. Siamo ospiti alla Fornace CAM e soprattutto dal maestro Giancarlo Signoretto, che ci ha ospitati e ringrazio. Faremo partire un grande progetto anche su Bergamo, cioè cercheremo di portare la tradizione e la cultura del vetro a Bergamo. Ci troviamo in un posto unico al mondo e raccontare ai ragazzi Venezia e raccontare le sue isole, Murano, Burano, Torcello e tutte le altre, è per loro come raccontare una fiaba, però intrisa di verità, intrisa di storia, e di personaggi e di uomini, quindi è un'esperienza meravigliosa. Poi la parola è passata al maestro Giancarlo Signoretto. Abbiamo pensato di regalare una giornata a Murano insieme con un maestro e fargli vedere un po' come si lavora il vetro. Con il vetro possiamo entrare negli ospedali. E questa, secondo me, per Murano è una bella facciata, perché la gente capisce che oltre a essere maestri siamo anche dottori.